Quando è che capiamo che una città non può andar bene per un ragazzo dalle medie aspirazioni? Eccoli, i negozi di calzature, i comproro, le ferramenta, i negozi prenatali, le vetrine con abiti da sposa, che poi è tutto collegato, quasi fosse una rete di messaggi subliminali col dito puntato che ti minacciano gridando «Sposati e metti su famiglia, stronzo!» Non mi fregate, non voglio essere come gli altri. Ecco come vorrei spendere i miei soldi, in fotografie, stampando tutte le foto delle mie ex e attaccarle in giro per la città, per avvisare la popolazione del danno psicologico che arrecano. Ma anche io ho fatto soffrire, anche io non ho saputo gestire i miei sentimenti, e quando è successo ho mandato all'aria bellissimi dialoghi, meravigliosi momenti per il mio essere irrequieto emotivamente. Vorrei chiedere scusa a tutte loro. No, non a tutte. Quelle passeggiate per strada in cui conosci ogni crepa a memoria. Ma è troppo tardi per andare in stazione e scendere in una fermata a caso. Rischieresti di non tornare per la sera. Eh no, non li spendo i soldi per una camera o per un treno. Ho già detto che li userò per le foto delle mie ex. Dai, ma che soddisfazione attaccarle in giro con la didascalia. Attenzione, pericolo pubblico. Fanno più male delle emorroidi al quarto stadio durante la tua discussione di laurea. Che bello, che soddisfazione. Traendo spunto dalle tante manifestazioni che attuano i miei coetanei, ho deciso anch'io di realizzare una protesta autolesionista contro la banalità ordinaria, che è in realtà la scusa per giustificare la mia passività alla vita. E consapevole dei chili presi, osservo la mia vita scorrere cogliendo buffoneschi ed oscuri presagi. Mi piace credere che questi pensieri non siano isolati, a differenza mia. Non c'è nulla di interessante, ma quando arriva domani? Il giorno mi fa disperare e la sera tornare a sperare in una possibile imminente giornata dinamica. Vorrei tanto comprare dei bracciali o cose da regalare alla persona che mi piace. Adoro pensare ai regali da fare. Non importa se quella persona ricambierà o meno. Mal che vada, ci sarà una foto in più da stampare. Non c'è cosa migliore nella solitudine che mangiare un gelato male, senza preoccuparsi di avere pezzetti di cioccolato di cialda tra i denti. Visione fastidiosa sia per se stessi, sia agli occhi di un ipotetico interlocutore. La zuppa inglese qui è buonissima, ma perché quando mi chiedono qual è il tuo dolce preferito non la nomino mai? Vado sempre sulla sfoglia di mele, buonissima. Sinonimo di semplicità, di sicurezza. E la zuppa inglese invece è quel turbine sessuale che ti prende quando vivi libertà emotiva tra le lenzuola. Almeno per me. Lo so, continuerò a nominare la sfoglia di mele. E con il rancore di Lucio Battisti, ma la forza del perdono di Dio, con tanta modestia, eccomi a non pensare. O a pensare quanti flussi facilmente dimenticabili ho appena attraversato. Così oggi, domani, dopodomani.
Il gelato però era buono, ma mai come la sfoglia di mele. I tried all I-